di punti ne ha 29 anche lui, ma ha giocato ben 18 partite. E il Basington Town 27 punti in 15 partite in coda. Appare compromessa la situazione sia del Weston Supermare 15 partite 11 punti che dello Stein Town 16 partite 12 punti. A quota 18 però in 18 partite c'è il Wealdstone che al momento sarebbe la prima delle formazioni, cioè l'ultima delle formazioni a poter restare nella categoria. Mentre invece nel nord, nella Conference Nord, le squadre sono 22, quindi le retrocessioni sono 3. In testa troviamo il Barrow, 17 partite e 39 punti. Poi il Gisley, 35 punti in 19 partite. Il Chorey, 34 partite in 18 punti. Il Flyde, 33 punti in 16 partite. Il Solihull Moors, 33 punti ma in 18 partite. In coda è praticamente sicura la retrocessione dell'Hyde, 19 partite e 7 punti. Lottano dal basso verso l'alto, Gloucester City 15 punti, 18 partite. Stalybridge Celtic 16 punti, 19 partite. Bradford Park 17 punti, 19 partite. Brackley Town 19 punti, 18 partite. E Leamington con 19 punti, 17 partite. Andiamo a vedere un attimo cosa sta combinando la squadra di cui sono comproprietario grazie a un trust internet, cioè lo Slough Town, che gioca la Premiership della Southern Division. Ebbene, la squadra che è matricola in questa categoria e quindi punta a una tranquilla salvezza, negli ultimi due turni ha conquistato dei buonissimi risultati, in quanto nell'ultimo turno ha pareggiato 2-2, peccato perché vinceva 2-0 e poi si è fatta rimontare, ma comunque per la salvezza sono stati punti decisamente buoni. Nel turno precedente, sabato, aveva superato Leeching Town per 2-1. La situazione in classifica vede al comando il Poole Town con 44 punti, che è in 17 partite, quasi ormai certo dalla promozione, 37 punti e 19 partite per il Corby Town, 36 punti e 19 partite per il Redditch United, 36 punti ma ben 21 partite per il Neos Town, 35 punti e sole 15 partite per il Weymouth. Lo Slough Town è ottavo, appena dietro la zona playoff, però ha giocato tantissimo, ha giocato 20 partite a 31 punti. In coda, ultima in classifica, è il Bunbury United con 12 punti in 19 partite, preceduto dal Frontown, 14 punti in 18 partite, 16 punti in 19 partite per l'Ardsley Town, 17 punti in 18 partite per il Burham, e appena fuori dalla zona di retrocessione a quota 19 il Bideford con 19 partite e l'Easton che però di partite ne ha giocate 20. È tutto per l'Inghilterra. Adesso andiamo a esaminare velocemente la situazione nel campionato svizzero. Ed eccoci dunque al campionato svizzero che è ripreso alla grande dopo la pausa per le nazionali. Vediamo i risultati dell'ultimo turno. Sion Zurigo 1-3, Grasshopper Lucerna 3-2, Basilea Rau 3-0, San Gallo Vaduz 3-3, Thun Young Boys 0-1. Dunque pareggio 3-3 per il Vaduz, la formazione liechtensteiniense che sta cercando l'impresa di salvarsi nella massima serie svizzera, la Super League dove matricola. Un pareggio 3-3 col San Gallo, squadra di altissima classifica, sono terzi assoluti, vedremo poi di leggere la classifica. Clamoroso come è maturato, il Vaduz vinceva 3-0 con reti di Sutter al 16esimo, di Neumayr al 51esimo e 68esimo e ha subito un'incredibile rimonta, Tafel al 72esimo, Rodriguez su rigore al 84esimo e Russo al 90esimo hanno permesso al San Gallo di portare a casa un punto e di impedire quella che sarebbe stata la più importante vittoria stagionale per la formazione del Vaduz. Andiamo a leggere la classifica: Basilea 35, Zurigo 33, San Gallo 26, Amboise 24, Thun 23, Grasshopper 18, Arau 16, Vaduz 15, Sion 14, Lucerna 10. Lucerna e gli Amboise hanno una partita in meno, quindi 5 punti di vantaggio sulla retrocessione del Vaduz. Sono da leggere con cautela perché se Lucerna dovesse superare lo Amboise nel recupero, i punti diventerebbero soltanto 2 e la situazione si complicherebbe molto, molto per la formazione del Principato. Andiamo a leggere le partite del prossimo turno in programma tra questo sabato 29 novembre e domani, domenica. Arau Lucerna, Sion Grasshopper, Amboise San Gallo, Vaduz Thun e Zurigo Basilea. Un occhio anche alla Challenge League che vede un ribaltamento al vertice. Il Bielbien che sembrava il Volen, scusate, che sembrava lanciato una facile promozione, si è improvvisamente bloccato. Adesso, oltre ad essersi mangiato tutto il vantaggio, è stato pure superato dalla formazione ticinese del Lugano, che è andata nello scorso turno a vincere
ha appunto in trasferta deduta sul campo del Volen, concretizzando l'operazione sul passo. Vediamo i risultati completi: Chiasso Bialbien 2-2, Volen Lugano 0-2, Winterthur Losanna 0-1, Servette Sciafusa 1-1, Le Mont Will sarà recuperata mercoledì 3 dicembre. Andiamo a vedere i marcatori del scontro di vertice tra Volen Lugano. Al 43esimo Malvino portò in vantaggio Lugano, che ha raddoppiato poi all'80esimo con Urbano. In classifica Lugano 32, Volen 31, Servette 30, Winterthur 27, Losanna 25, Sciafusa 19, Chiasso 16, Willemont 14, Bialbien 10. Hanno una partita in meno Will e Le Mont. Andiamo a leggere il prossimo turno che si disputerà in questo weekend, con un posticipo lunedì 1 dicembre: Will Servette, Sciafusa Lugano, Bialbien Winterthur, Le Mont Volen e Chiasso Losanna. È tutto per il calcio svizzero per quello che riguarda le leghe maggiori. Andiamo adesso a vedere il torneo di San Marino e poi parleremo di leghe minori svizzere, andando un attimo a raccontare la situazione del Bellinzona. Allora, eccoci qua spostati su San Marino. Lo scorso weekend Faetano San Giovanni 1-2, Trepenne Cosmos 1-0, Pedrosa Cailungo 2-0, Domagnano Trefiori 1-0, Virtus La Fiorita 0-1, Murata Folgore 1-1 e Fiorentino Juvenes Dogana 1-2. In classifica girone A: Juvenes Dogana 17, Virtus 14, Trefiori 11, Murata 10, Cailungo 7, Faetano 5, Cosmos 4. Girone B: Folgore Falciano 18, Libertas 15, La Fiorita 14, Fiorentino 14, Domagnano 14, Pennarossa 13, Trepenne 11 e San Giovanni 5. La Libertas e il Domagnano hanno giocato 8 partite in questo gruppo B, le altre formazioni ne hanno giocate 9. Il prossimo turno, il decimo, che si giocherà nel weekend che arriva, ecco i match: San Giovanni Murata, Cosmos Fiorentino, Libertà Skylungo, Trepenne Faetano, Juvenes Dogana, Pennarossa, Domagnano Virtus e Trefiori La Fiorita. Quindi il Juvenes Dogana nel girone A e la Folgore Falciano nel girone B guidano ancora i campionati, e deve stare attenta alla Folgore Falciano, che ha 18 punti, una partita in più però della Libertas, che ne ha 15, quindi in teoria è possibile un exequo. Invece la Juvenes Dogana guida con 3 punti sulla Virtus, che paga la sua unica avversaria nel girone, avendone soltanto 11 il Trefiori. Sono tutti a pari partite nel gruppo A. Ecco, nel gruppo B invece l'equilibrio alle spalle di Folgore e Libertas è abbastanza interessante, perché sono ben 3 squadre a 4-14, quindi in teoria ha 4 punti dal vertice, una di queste ha addirittura una partita in meno, quindi sarebbe praticamente, in caso di vittoria nel recupero, quasi all'altezza della Folgore Falciano. Campionato quindi che si sta sviluppando in modo più equilibrato nel gruppo B. Ed occupiamoci adesso della C Bellinzona, che sta tentando di recuperare dopo il fallimento e si trova in seconda liga ticinese. Avrà molta strada da fare se vorrà tornare alla Super League, forse anche alle Coppe Europee, ai livelli insomma che gli competevano una volta. Bellinzona che ha subito una battuta d'arresto clamorosa lo scorso 2 novembre nello scontro di vertice col Vedeggio Calcio. Il Bellinzona è stato superato clamorosamente in casa 1-0, mettendo in dubbio la possibilità di una promozione comodissima alla prima lega ticinese, che sembrava assolutamente nei pronostici. Poi la squadra si è ripresa, ha vinto 4-0 a Marcantone, umiliato il Giubiasco 6-0 sul proprio terreno la scorsa settimana. Vediamo comunque i risultati completi di questo turno della seconda lega regionale svizzera ticinese: Sementina Valemangia 6-3, Losone Sportiva Marcantone 3-1, Bellinzona Giubiasco 6-0, Biaschesi Vedeggio 0-7, Novazzano Gambarogno Contone 0-3. In classifica Bellinzona 37, Vedeggio 35, Porza 28, Losone Sportiva 25, Sementina 23, Paradiso 22, Balerna 21, Novazzano 18, Gambarogno Contone e Malcantone 17, Valemaggia 13, Magliasco Vernate e Biaschesi 11, Giubiasco 10 e Rancate 7. Quindi situazione ancora assolutamente in equilibrio. Si pensava che Bellinzona avrebbe fatto una comodissima cavalcata, invece non è così. Il Vedeggio Calcio non sta assolutamente a guardare. I campionati regionali infatti adesso in Svizzera si fermeranno per l'inverno, riprenderemo a marzo con l'incontro tra il Bellinzona e l'FC Paradiso 1, che darà il via alle ostilità del girone di ritorno del campionato di seconda lega regionale, che per adesso appunto va in letargo per l'inverno. Noi abbiamo terminato questa panoramica,
andiamo adesso con un po' di buona musica e poi saremo pronti per il collegamento con lo studio Vale di Fenegro, dove ci aspetta il nostro Davide. Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me. Rientriamo quindi in studio e, come promesso nel sommario della trasmissione, ci colleghiamo con lo studio Vale di Fenegro per parlare delle coppe europee viste dall'angolo delle squadre più piccole. Ci aspetta il nostro esperto Davide Franchi. Sì, buonasera, buonasera a tutti. Ciao Francesco. Ciao, ciao Davide. Allora, penultimo turno dei gironi di qualificazione delle coppe, sia della Champions che dell'Europa League, molti verdetti già
già pronunciati. Partiamo dalla Champions, partiamo velocemente, anche se non sono squadre minori, dalle italiane. Sì, quindi dal girone A, che appunto